a fronte quindi di una instabilità e di una poca incisività di azione. E quindi io credo che è questo quello che segna la differenza. Quindi sì, non pari dignità e rispetto, però effettivamente quello che ci interessa è andare a vedere quelli che sono gli effetti diversi. Io credo che oggi ne abbiamo una grande possibilità. Aggiungo in ultimo, credo che anche sia una sfida generazionale importante per chi guarda al futuro, diciamo, non come un luogo di paura ma anche di speranza, e quindi il fatto che ci sia un referendum confermativo, proprio perché non ha superato i 2/3 diciamo, dei membri del Parlamento, è l'occasione per questa spinta dal basso per cambiare, diciamo, la nostra Costituzione. Grazie. Centrale no, lei la non funziona? Bisogna spegnere, non vabbè, mi voce come... ecco, dunque io vi ringrazio di essere venuti qui così numerosi. Mi scuso per chi è purtroppo in piedi, anche se qualche, insomma, posto seduto si può ricavare anche qui dai posti del Consiglio e della Giunta, ma come sapete avevamo previsto un'altra sala per un disguido organizzativo, e per questo ringrazio anche, mi unisco a tutti i ringraziamenti del segretario del Circolo di Montesilvano, Romeo Di Costanzo, ma ringrazio anche, devo dire, il sindaco Maragno, perché è stato molto cortese nel concederci la sala consiliare senza un preavviso molto lungo. Quindi l'incontro di oggi si inserisce in una serie di iniziative che si stanno svolgendo da qui a da qualche mese nella provincia di Pescara, quindi è soltanto una delle tappe che stiamo coordinando, sono nati diversi comitati. Questo per far conoscere la riforma ai cittadini, in modo che a loro volta i cittadini possano in qualche modo raccontarla nei luoghi di lavoro, nei luoghi di divertimento, in famiglia, in palestra, in fila al supermercato, perché ogni dibattito politico deve essere l'occasione di progresso e di discussione, in una società di discussione rispetto ai temi della democrazia e della libertà. In questo momento siamo bombardati dai media, soprattutto con i vista di televisione, i media audiovisuali, rispetto al tema del referendum. È scoppiata la bolla, diciamo, nelle ultime settimane, ma io vorrei comunque far notare che l'informazione deve essere staccata dalla comunicazione, perché la comunicazione non è sempre informazione. Per cui c'era un tempo in cui i partiti assolvevano quindi quel ruolo, quel desiderio di informazione che avevano i cittadini, i militanti, i simpatizzanti, attraverso quindi scuole di partito, scuole di informazioni, sezioni, iniziative, le sezioni dove erano presenti i militanti, ma dove anche il cittadino passava perché voleva avere il volantino, l'informazione, si accendevano i dibattiti. Tutto questo oggi è cambiato, chiaramente l'informazione il cittadino molte volte lo va a prendere su internet, sui social, dove manca il filtro, perché se uno non ha un retaggio culturale personale non riesce a porre quel filtro, e quindi può essere anche pericoloso, ed è per questo che credo che il Partito Democratico debba riappropriarsi di quel ruolo di formazione, di riflessione al sapere. C'è un intellettuale francese che amo molto, che diamo, che giustamente ci dice che l'informazione deve essere intesa come materia prima, e che la conoscenza quindi deve padroneggiare e integrare l'informazione, e pertanto la conoscenza deve essere costantemente rivisitata e riveduta dal pensiero, che è il capitale più prezioso per l'individuo e per la società. Io, insomma, mi rifaccio sempre a Montaigne, anche con i miei studenti, no? Che già al XVI secolo ci diceva che una testa ben fatta è molto meglio una testa ben piena. Quindi noi oggi quello che vogliamo fare è evitare l'accumularsi del sapere, ma mettere insieme, collegare, dare un senso ai saperi. Questo è
l'iniziativa, dove vuole andare l'iniziativa di oggi, quindi vorrei andare quindi in questa direzione, per questo che abbiamo scelto questo format, per stimolare la curiosità, l'esercizio del dubbio, anche chi in questa sala è per il no, io lo so che c'è qualcuno che è per il no, ma noi siamo qui proprio per questo, per dare l'informazione, quindi rifacendosi all'ars cogitandi, quindi l'arte dell'argomentazione e della discussione, ed è per questo che abbiamo scelto di avere 3 docenti, quindi prima di tutto il quadro storico. Io lo dico sempre che all'università dei miei studenti c'è un problema con la storia del sistema scolastico italiano, quindi un quadro storico con un professor D'Alfonso, avremo poi il professor Orru e poi il professore, perché prima di essere presidente della Camera dei Deputati è stato un professore di diritto e procedimento penale, se non sbaglio, e assistente, l'ho creato lui, di Aldo Moro, e quindi insomma mi fermo qui perché non mi voglio divulgare, proprio per dare un senso a quello che ho appena detto, e quindi do la parola al professor D'Alfonso. Buonasera a tutti. Bisogna accendere però. Buonasera a tutti, saluto naturalmente l'organizzatrice dell'incontro odierno, la segretaria del Circolo di Montesilvano del PD Romina Di Costanzo, il presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante, i colleghi relatori e tutto il pubblico presente. L'iniziativa di oggi si intitola Il referendum costituzionale tra storia, presente e futuro, quindi di fatto si articola in 3 parti. Io affronterò la parte storica in modo molto sintetico, perché necessariamente la parte del leone la farà il presidente Luciano Violante. E il mio intervento, ripeto, necessariamente sintetico, mirerà a confutare, e questo è l'obiettivo che mi pongo, una tesi che è molto ricorrente nei sostenitori del nuovo referendum, quella secondo cui cioè la riforma costituzionale che sarà sottoposta al referendum confermativo il prossimo 4 dicembre tradisce il messaggio dei padri costituenti. Bene, io porterò una serie di dati storici attraverso i quali cercherò di dimostrare che l'attuale riforma costituzionale, quella che verrà sottoposta al referendum confermativo il 4 dicembre, non solo non smentisce il disegno originario dei nostri padri costituenti, ma anzi lo realizza compiutamente. Questa è una tesi che cercherò di sviluppare partendo dalle origini di quel lunghissimo dibattito che ha condotto fino alla riforma costituzionale, e partirò proprio dai lavori dell'Assemblea Costituente. Prima Romina Di Costanzo ha citato una delle figure più fulgide e più autorevoli dell'Assemblea Costituente, Meuccio Ruini. Bene, come è stata scritta la Costituzione italiana? La Costituzione italiana è stata scritta ad opera di una commissione speciale, che era la Commissione per la Costituzione, detta anche Commissione dei 75, perché erano 75 i membri che facevano parte di questa commissione, che fu incaricata di scrivere il testo costituzionale e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Costituente. Meuccio Ruini, giurista reggiano, ex presidente del Consiglio di Stato, che fu deposto dal regime fascista proprio per la sua avversione al regime fascista, Ruini era un convintissimo antifascista come tanti nostri padri costituenti, dirige questa commissione, e questa commissione si articola poi in 3 sottocommissioni. La seconda sottocommissione è quella dedicata all'organizzazione costituzionale dello Stato. Questa commissione è dominata dalla figura di un grande giurista di orientamento democristiano, Costantino Mortati, che sin dall'avvio dei lavori della Costituzione spinge per una differenziazione radicale tra la funzione della Camera e quella del Senato, non solo dal punto di vista delle funzioni che le due Camere avrebbero dovuto avere, ma anche dal punto di vista della procedura di formazione. Mortati va avanti nella stesura della relazione del suo potere legislativo, la conclude, e questa relazione include al suo interno come punto fondamentale il fatto che la seconda Camera, allora nessuno parlava ancora di Senato, si parlava ancora di seconda Camera, dovesse essere eletta in ogni regione per 1/3 dei membri dell'Assemblea regionale e per 2/3 da consiglieri di tutti i comuni
della regione. Nella visione di Mortati, la visione originaria dell'Assemblea Costituente, il Senato della Repubblica avrebbe dovuto essere compiuta espressione delle istituzioni territoriali. E noi vediamo che questo disegno oggi viene recepito compiutamente, in modo ineccepibile, dall'attuale legge di riforma costituzionale. Questo disegno originario va avanti nei lavori di commissione, diventa oggetto dell'ordine del giorno firmato da Tommaso Perassi, viene approvato l'ordine del giorno, purtroppo però, e io dico purtroppo perché credo che un assetto come quello che si era sviluppato originariamente avrebbe risposto maggiormente ai criteri di efficienza e di funzionalità del nostro sistema, a partire dai primi mesi del 47 questo disegno originario viene stravolto. Successivamente, gradualmente stravolto, cadono una dopo l'altra le differenze tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e si arriva poi alla fine all'approvazione di un testo che prevede come unica differenza il sistema di elezione di Camera e Senato e il fatto che il Senato duri in carica 6 anni e la Camera 5. Come avviene questo progressivo stravolgimento? Per effetto di precisi avvenimenti storici. Il 1947 è stato indicato da tutti i più autorevoli storici dell'età contemporanea come l'anno di scoppio della Guerra Fredda. La Guerra Fredda acuisce le distanze e i conflitti tra i partiti politici in Italia, la contrapposizione in blocchi influisce in modo decisivo sui rapporti tra i partiti politici e tutto questo genera un clima di reciproca sfiducia. A questo punto, soprattutto per impulso della Democrazia Cristiana guidata da Alcide De Gasperi, cade l'ipotesi della differenza tra le due Camere e si impone una visione del Senato come contrappeso alla Camera dei Deputati, identico contrappeso della Camera. È una visione che i giuristi hanno definito di ritardo e di contrappeso, quindi non un Senato dotato di autonome funzioni, ma un Senato inteso come doppione della Camera che avrebbe dovuto agire appunto da contrappeso alla Camera dei Deputati. L'intento naturalmente era quello di limitare il più possibile il potere del Partito Comunista se eventualmente avesse ottenuto la maggioranza, fosse andato al governo e avesse potuto assumere le redini del potere. Va detto che nell'ottobre del 45 era accaduto un altro fatto molto importante. Le elezioni dell'Assemblea Costituente per la nomina, per l'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente in Francia erano state vinte dal Partito Comunista Francese di Maurice Thauvet con il 26% dei consensi. Questo naturalmente spaventa ancora di più i moderati italiani. Questo clima di sfiducia reciproca che si viene a generare fa cadere una dopo l'altra le differenze tra i due rami del Parlamento. E gli esponenti del Partito Comunista Italiano, che in origine erano per il monocameralismo, tutti quanti in blocco, da Umberto Terracini a Palmiro Togliatti, accettano l'ipotesi del sistema bicamerale, a condizione però che Camera e Senato abbiano esattamente le stesse funzioni e le stesse modalità di elezione. Ecco come si è giunti allora al cosiddetto bicameralismo paritario indifferenziato, previsto dalla Carta Costituzionale approvata nel 1946. Ma, lo diceva prima giustamente Romina Di Costanza e lo ricordava anche Leila Kesciu, gli stessi padri costituenti, almeno i più autorevoli tra essi, nutrirono immediatamente forti perplessità sull'assetto del sistema parlamentare italiano qual era venuto sviluppandosi fino all'approvazione del dicembre del 47. E io voglio ricordare una seduta storica dell'Assemblea Costituente, quella del 22 dicembre del 47, in cui Meuccio Ruini, come presidente della Commissione per la Costituzione e relatore del progetto costituzionale, prende la parola gliela dà Umberto Terracini, che era presidente dell'Assemblea Costituente, e afferma testualmente: certo, la Costituzione italiana ha un carattere rigido e questo è un merito perché evita
le distorsioni e le degenerazioni autoritarie che il regime fascista ha introdotto durante il ventennio. Ma è stato importante, afferma Ruini, aver introdotto con l'articolo 138 della Costituzione una procedura di revisione che, parole testuali, non cristallizza la Costituzione in una statica immobilità. Pensate allora, oggi, tutti gli oppositori della riforma costituzionale che considerano la Costituzione come una sorta di idolo immodificabile, secondo cui appunto alcuna correzione, nessuna correzione deve essere apportata alla Costituzione. Ruini, che era una fulgida anima democratica ed era stata una delle guide dei lavori della Costituente, afferma che uno degli articoli più importanti è proprio l'articolo 138, quello cioè che consentirà ai posteri di modificare, dice Ruini, le imperfezioni e le carenze della nostra Carta Costituzionale. A quali imperfezioni e carenze si riferiva Ruini? Lo dirà negli anni successivi, in tutti i suoi scritti di diritto costituzionale comparato, nei quali sosterrà che egli avrebbe voluto, come tanti padri costituenti, una netta differenziazione tra la Camera e il Senato. La Camera avrebbe dovuto avere una funzione legiferante, il Senato una funzione di controllo. Questo lo dicono, ripeto, i nostri padri costituenti. Tralascio naturalmente i giudizi di altri autorevoli esponenti, come ad esempio Piero Calamandrei, che era per un regime presidenziale e che comunque sosteneva la necessità che occorresse apportare dei correttivi alla Costituzione che garantissero una maggiore efficienza e stabilità del governo. Tra questi autori che ho ricordato ne devo citare un altro soltanto, anche come dire per una sorta di par condicio politico. E questo autore è Giuseppe Dossetti. Giuseppe Dossetti è un altro grande nostro padre costituente, e di Giuseppe Dossetti voglio ricordare un'intervista del novembre 1984 rilasciata a Leopoldo Elia e a Pietro Scoppola, nella quale Dossetti ricorda con grande perspicacia che la nostra Costituzione era affetta, e gli dice, da un eccessivo garantismo. E questo eccessivo garantismo, che ne intaccava naturalmente l'efficienza operativa, era dovuto al fatto, Dossetti fa nome e cognome, che De Gasperi aveva voluto fare in modo che nel caso fosse andato al potere il Partito Comunista, questo partito non ne avesse avuto poi gli strumenti operativi per attuare quella rivoluzione economica e sociale prevista nei suoi programmi politici. Quindi Dossetti parla di garantismo eccessivo, un garantismo che dovrà essere modificato con una riforma costituzionale tesa a distinguere nettamente funzioni e attribuzioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Tutto si può dire, fuorché che personaggi come Calamandrei, Dossetti, Meuccio Ruini, Mortati non fossero esponenti della democrazia italiana, del mondo liberal-democratico del nostro paese, ma essi riconoscevano da grandi anime liberal-democratiche che la Costituzione è un prodotto storico che si adegua alle condizioni e alle contingenze storiche, non è un idolo da adorare, ma è qualcosa che deve seguire necessariamente il percorso della storia e adeguarsi alle condizioni del momento. Non naturalmente tratto tutte le fasi successive che hanno portato alla riforma attuale, voglio ricordare però, e chiudo, che la riforma attuale non è frutto di un'idea repentina ed improvvisa dell'attuale governo. Un'importante commissione, della quale hanno fatto parte 42 giuristi di grande spessore e che è stata nominata durante il governo di Enrico Letta, ha steso un progetto di riforma costituzionale tra i cui punti principali, c'è proprio la necessità di superare il bicameralismo paritario indifferenziato e di distinguere nettamente tra le funzioni della Camera e quelle del Senato. In che modo? La Commissione dice e scrive nella relazione: alla Camera dovrà andare una prevalente funzione legiferante, al Senato dovrà aspettare invece una prevalente funzione di controllo, e il Senato dovrà essere espressione degli enti territoriali, intesi appunto sia come territori
che come istituzione. Questo dimostra allora, e chiudo, che l'attuale riforma costituzionale, almeno per il suo punto più importante, e cioè il superamento del bicameralismo paritario, è frutto di un lunghissimo dibattito che affonda le sue radici negli anni dell'Assemblea Costituente. E quindi, come sostiene assai bene Sabino Cassese, ma anche il professor Violante, essa non solo non tradisce il messaggio dei nostri padri costituenti, ma anzi lo realizza in modo compiuto e genuino. Grazie. Bravo. Arrivati i giovani democratici, c'è un suo gruppo qui che è in prima fila, la scuola di formazione che ci teneva a stare qui, Claudio Mascaraggio, e do subito la parola al professor Orrù. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per questa opportunità. È un'opportunità preziosa, per la verità, perché abbiamo l'occasione di fare una cosa che non si sta assolutamente facendo in questi tempi, cioè parlare del merito della riforma, perché c'è una sorta di scompenso notevole nel dibattito attuale, cioè la riconduzione di una questione costituzionale nell'alveo della politica, e c'è una simmetria temporale pazzesca, perché la politica ragiona per tempi brevissimi, direi da qui al prossimo sondaggio elettorale più o meno, nemmeno, una volta si diceva alla successiva tornata elettorale, adesso si va al prossimo sondaggio, mentre una norma costituzionale, il varo di una norma costituzionale si proietta avanti nel tempo e la dimensione temporale è calcolata come minimo in lustri, come minimo in legislature, in cicli, e quindi c'è questo grave problema. Ho poco tempo a disposizione, avrei veramente tantissime cose da dire, cercherò di essere molto schematico. La prima cosa è questa, due minuti, ma forse anche meno. Questa riforma, chi mi ha preceduto l'ha già accennato, inventa qualcosa? Scende da Marte? No, la sensazione è esattamente l'opposto, se si pone mente per l'appunto al... se si pone mente ai contenuti della riforma, cioè la riforma in realtà non inventa niente, sono almeno da quando io ero studente che si parla di riforme costituzionali e i temi più o meno sono gli stessi che si succedono da 30 anni. Quali sono i problemi che unanimemente sono stati ravvisati sia nel dibattito politico sia nel dibattito specialistico degli studiosi di diritto pubblico costituzionale che dir si voglia? Li elenco brevemente. Il problema principe è il bicameralismo paritario perfetto con tutte le incongruenze relativamente alla individuazione di maggioranze omogenee e alla lentezza, pesantezza del processo legislativo. Dunque anche il processo legislativo è finito più volte nell'occhio del ciclone sotto la lente d'analisi degli osservatori, proprio perché non si riescono a varare leggi in tempo utile, soprattutto quando sono in discussione temi particolarmente sensibili, eticamente sensibili o economicamente importanti, ai quali si dovrebbe provvedere velocemente, e invece questo non è possibile. Il problema della forma di governo, la tendenza a una democrazia, si dice, di tipo consociativo e compromissorio, rispetto alla quale si è cercato dall'inizio degli anni 90 di proporre invece una democrazia dell'alternanza, una democrazia maggioritaria, nella quale fossero i cittadini a decidere i governi e non le segreterie dei partiti a decidere i governi dopo le elezioni. Come ha detto qualcuno, che la sera delle elezioni si sappia chi governa. Poi magari però se l'è dimenticato, dal dibattito di questi giorni sembra che poi se lo sia dimenticato. Altri problemi che sono stati evidenziati: gli eccessi nello slancio regionalista / federalista della riforma del 2001 sono stati evidenziati da più parti, che nel 2001 probabilmente si era andati un po' oltre il segno, e comunque c'è stato una sorta di swing of pendulum
nel rapporto fra centro e periferia, che oggi consiglia invece una tendenza un pochettino più centripeta piuttosto che centrifuga. Il problema delle province, di cui abbiamo dibattuto tantissimo, che di fatto ormai sussistono soltanto in una modalità leggera, diciamo così, per non scendere nel dettaglio, l'inefficienza e diciamo la non attualità del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il famoso CNEL, il problema dei costi della politica, la scarsa efficienza del referendum abrogativo. Stavo, previsione di questo incontro, stavo guardando i dati del referendum. Dal 1997 ad oggi il referendum abrogativo non ha mai superato il quorum, salvo in una circostanza, salvo nel caso del 2011, cioè ci sono state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornate referendarie dal 97 ad oggi. Soltanto nel 2011, quindi soltanto in un'occasione su 8, si è superato il quorum strutturale richiesto, sapete, la metà più uno degli aventi diritto che si devono recare alle urne. L'iniziativa legislativa popolare, altro strumento di democrazia diretta molto importante, ma privo nei fatti di qualsiasi efficacia pratica, perché le iniziative legislative popolari sono destinate agli archivi delle Camere, salvo casi veramente eccezionali. La debolezza del governo in Parlamento, l'abuso del decreto legge, il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, lo squilibrio di genere, le quote rosa per capirci, lo squilibrio di genere nelle cariche politiche e istituzionali, il problema della eventuale incostituzionalità delle leggi elettorali, come è venuto macroscopicamente in evidenza all'inizio del 2014 per effetto della sentenza della Corte, la numero 1 del 2014. Questi, credo di non dire nulla di particolare se dico che questi sono problemi larghissimamente riconosciuti, vorrei dire unanimemente, ma mettiamo che qualcuno non sia d'accordo, diciamo larghissimamente riconosciuto. Bene, la riforma interviene esattamente su questi temi, quindi non inventa assolutamente nulla. Nei 2, 3 minuti, 4 che mi sono rimasti, più o meno, voglio approfondire solo uno di questi aspetti, perché evidentemente 4 minuti, cercherò di essere veramente rapidissimo. Voglio approfondire soltanto il tema del bicameralismo. Tema del bicameralismo che è stato già detto, e nel nostro ordinamento, per una serie di vicende politiche e genetiche, assume una configurazione assolutamente peculiare. Cioè siamo l'unico sistema al mondo, l'unico, nel quale le due Camere sono elette direttamente dai cittadini, esercitano le stesse identiche funzioni e votano entrambe la fiducia al governo. Quest'ultimo aspetto è importante perché è quello che poi ci rende veramente unici, perché qualche esempio di bicameralismo paritario elettivo in realtà nel diritto comparato è possibile rinvenire. Ora, il dibattito corrente ci ha introdotto a una sorta di, mi permetto di definirla così senza voler offendere nessuno, per carità, ci ha introdotto a una sorta di mistica dell'elezione diretta dei senatori, una sorta di mistica, perché l'elezione diretta dei senatori sembra essere diventato il perno sul quale ruota tutta la democrazia e senza la quale non ci può essere democrazia né ci può essere rispetto del principio della sovranità popolare, dell'articolo 1 della nostra Costituzione. Se non c'è l'elezione diretta dei senatori, o meglio, soltanto, ma vale anche l'aspetto speculare evidentemente, soltanto se c'è l'elezione diretta dei senatori, c'è il rispetto dell'articolo 1 della nostra Costituzione, cioè la sovranità popolare. Ora, questo discorso però, se lo esportiamo al di fuori del nostro sistema, non regge, non convince, perché il punto, 2 minuti, devo arrivare velocissimamente al dunque,
Perché non regge questo sistema? Perché noi dovremmo arrivare all'assurda conclusione di dire che tutti quei sistemi nei quali è presente un Parlamento bicamerale e la seconda Camera non è eletta direttamente dai cittadini, non risponde appieno ai canoni della democrazia. Ma questo significherebbe tagliare fuori almeno il 50% dei sistemi a cui noi facciamo solitamente riferimento per gli stati di democrazia classica. Uno su tutti, la Germania. Dovremmo dire che la Germania con il Bundestag non è democratica. Ma c'è un'altra questione. Si vuole un bicameralismo differenziato con i senatori direttamente eletti. Ora a me sembra una cosa veramente difficile da realizzare, a parte che non c'è, torno a ripetere, violazione del principio della sovranità popolare. Ho l'impressione che ci troviamo di fronte a una sorta di paradosso, e diventa abbastanza chiaro se guardiamo al diritto comparato, a quello che fanno gli altri, quali sono i modelli che si inverano nella pratica negli altri paesi. Ebbene, il discorso è questo: se noi vogliamo un sistema bicamerale, e su questo mi pare che non ci siano grosse discussioni, lasciamo perdere l'ipotesi del monocameralismo, perché noi abbiamo sempre detto nel nostro sistema, nel nostro dibattito, che abbiamo bisogno di una Camera che offra rappresentanza agli enti territoriali, soprattutto dopo la riforma del 2001, perché la riforma del 2001 era incompleta e doveva essere portata a compimento con la Camera delle Regioni o degli enti territoriali. Quindi se vogliamo un sistema che dia rappresentanza agli interessi regionali, vogliamo una Camera che dia rappresentanza agli interessi regionali, ebbene, se guardiamo il diritto comparato e vogliamo un bicameralismo differenziato, cioè che le due Camere non siano esattamente sulla stessa posizione, ma che una abbia una preminenza legislativa sull'altra e abbia la preminenza nel rapporto fiduciario con il governo, se vogliamo questo, i membri di questa seconda Camera, della Camera Alta, cioè il Senato, non possono essere elettivi, non possono essere elettivi. Se pretendiamo che siano elettivi, pretendiamo una cosa che non è nella realtà delle cose, scusate il gioco di parole, ma non è coerente, c'è un'incoerenza di fondo. L'esempio che possiamo fare su questo punto è classico: gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America abbiamo un sistema bicamerale, Congresso degli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti e il Senato. Sappiamo che il Senato è deputato alla rappresentanza degli stati, cioè degli enti territoriali che compongono la federazione, con due senatori per ogni stato. Ebbene, nella versione originale della Costituzione 1787, apro parentesi, gli americani, la Costituzione più antica del mondo, l'hanno cambiata, quindi non c'è problema a cambiare, e non pensano di avere una Costituzione diversa, chiusa parentesi. Bene, nel sistema americano, fino al 1913, i senatori venivano eletti dai parlamenti degli stati, cioè il parlamento del Texas, dell'Ohio, del Connecticut, e via discorrendo. Con il 17° emendamento del 1913 l'elezione è diventata diretta. Bene, tutta la dottrina e tutta la letteratura politologica concorda nel ritenere che la carica rappresentativa dei senatori americani dei territori è venuta meno. Finiscono per rappresentare il popolo americano nel suo complesso. E se i senatori, i membri della seconda Camera, sono eletti direttamente, non ci sono santi. Il bicameralismo, per definizione, non può che essere paritario. L'esempio sotto questo profilo ce lo dà la Svizzera, dove i membri della seconda Camera sono eletti direttamente, e lì c'è un bicameralismo assolutamente di tipo paritario. E quindi mettiamoci d'accordo: se vogliamo la elezione diretta dei senatori, non possiamo avere la rappresentanza dei territori, non possiamo garantire la rappresentanza dei territori. Avrei tantissime altre cose da dire, ma il tempo è andato. Chiedo scusa.
insomma, nelle varie iniziative, quello che dicevo nella mia introduzione, stiamo facendo, quindi esatto, siccome qui sul territorio abbiamo l'occasione di ascoltarla di nuovo. Dunque, Presidente Violante si è schierato a favore del SIA, penso quest'estate, più o meno mi sembra di aver rilevato un'intervista della prima volta il 13 luglio su Unità, poi il 18 agosto sulla Huffington Post ha dato un po' le regole, no? Ha dato quei tre punti, una specie di memorandum a favore, finché è arrivato, questa è la differenza di... tra i professori, no? Ha preso Ru a un mucchio di carte, invece lei si è adeguato alle slide, perché oggi all'università si va solo per slide e vedo che. E quindi ci presenta questo studio, insomma, rispetto alla riforma, in un modo molto sintetico, tornando di nuovo a quello che ci siamo detti prima, quindi rispetto all'informazione precisa, puntuale. Dunque, io ho una frase che aveva già detto Lorena prima, quindi diceva: il referendum non è il giudizio universale, ma non è una scelta banale. Questa è una frase che volevo dire per introdurre. Voglio ricordare anche che, insomma, sapete, io vengo dalla Francia, insomma, nel 1958, nel passaggio dalla Quarta alla Quinta Repubblica, quindi da un sistema lì veramente diverso, parlamentare, siamo passati a un semipresidenziale, non mi pare che si sia instaurato, diciamo, un regime autoritario, quindi perché dovrebbe succedere così in Italia? Quindi la parola al Presidente. Grazie per questo invito e fa piacere essere qui naturalmente. Ringrazio molto il professore D'Alfonso perché mi hanno agevolato il lavoro, insomma, ho spianato la strada e così via. Dunque io parto innanzitutto, guarda, volevo dire che i sì e no hanno pari legittimazione, meritano pari dignità, vanno rispettati entrambi e io spero che queste sette settimane che abbiamo davanti di lavoro siano sette settimane di confronto civile, che poi il problema è far andare avanti il processo di civilizzazione del paese, di consapevolezza delle cose che facciamo, poi vincerà una soluzione, vincerà l'altra, vedremo, i cittadini decideranno. E comunque è importante che il paese cresca, insomma, no? Questo credo che sia poi l'interesse di tutti, perché di questo stiamo parlando. Allora, cominciamo da questo. Perché ci troviamo in questa situazione abbastanza strana, di cui ha parlato prima il professor Alfonso, poi il professor Ru, un po' diversa dagli altri paesi, no? Ma il professor Alfonso ha spiegato molto bene all'inizio questa cosa. Guardate, in Assemblea Costituente si confrontarono questi due gruppi, o queste due coalizioni, quella filosovietica, che comprendeva il PC e il PSI, e quella filoamericana, la Democrazia Cristiana e i suoi alleati. Nessuno dei due si fidava dell'altro. E la vittoria dell'uno o dell'altro non era solo la vittoria di governo, era la prevalenza di un sistema o di un altro sistema. Perché se avesse vinto il blocco filosovietico, avremmo avuto una certa collocazione geopolitica nel mondo, diritti, libertà avrebbero avuto un assetto di un certo tipo. Se avessero vinto come vinse il blocco filo-occidentale, filo-americano, avremmo avuto un'altra collocazione geopolitica, un altro assetto dei diritti e delle libertà, quindi insomma lo scontro non era uno scontro solo per chi governa, era uno scontro per il futuro a lunga distanza. E quindi che cosa accadde? Accadde che i costituenti decisero di non mettere in Costituzione le regole della stabilità e della velocità della decisione, anzi di mettere in Costituzione regole che in qualche modo facilitassero la instabilità e facilitassero la lunghezza della decisione, perché nessuno si fidava che l'altro, l'ha detto molto bene citando, credo, Dossetti, il professor D'Alfonso. Il timore per i comunisti che se vinceva la DC usasse i poteri previsti in Costituzione contro gli avversari. La DC temeva che se avesse vinto il PC e il PSI avrebbe fatto la stessa cosa, e quindi tennero fuori. E c'è, a questo punto di vista, Daniela, da slide 5, una dichiarazione di Amendola che è molto interessante, perché Amendola dice questo: si è parlato del tentativo di dare alla nostra democrazia, fa più grande che non ci vedo, condizioni di stabilità, no? Con norme giuridiche. Poi leggete voi, dice: norme giuridiche non c'è bisogno, ci sono i partiti. È la disciplina dei partiti che dà stabilità, non solo le norme giuridiche. E quindi noi non abbiamo in Costituzione nessuna norma che stabilisce, anzi,
come è stato prima richiamato, il fatto che la Camera dovesse votare ogni 5 anni e il Senato ogni 6 era un altro ulteriore fattore di instabilità, che voi sapete che la fiducia va data da Camera e da Senato, ma per far cadere un governo basta la sfiducia di una sola o due Camere. Quindi il fatto che si votasse con tanta frequenza era un fattore di instabilità. Questo è il meccanismo che abbiamo avuto. Ma l'Italia è andata avanti comunque. Perché è andata avanti? Perché non c'era alternativa di governo? Perché c'era un sentire comune di quelle forze politiche, per cui il paese veniva prima di tutto. E perché c'era una disciplina interna abbastanza solida. E quindi il sistema fino agli anni 70-80 è andato avanti. Poi negli anni 80 è cominciata la crisi, a mio avviso con l'assassinio di Moro segna l'inizio della crisi del sistema politico italiano. Dopodiché abbiamo una situazione di questo genere. Se possiamo prendere... A proposito, scusate, la Costituzione più bella del mondo, eccetera, se possiamo prendere la slide 9, qui c'è l'elenco delle critiche che i costituenti fecero alla Costituzione. Cioè non erano soddisfatti del tutto di quello che avevano fatto. E qui vedete una serie di dichiarazioni, poi ve le lascio comunque le slide se volete. Tra l'altro quella più feroce è quella di Salvemini, che disse è un cumulo di sciocchezze. Altri dissero preferisco Jemolo, un grandissimo giurista, preferivo lo Statuto Albertino e così via. Ma questo, volevo dire, con tutto rispetto di chi studia il diritto costituzionale tra i presenti, in genere i costituzionalisti contemporanei alle riforme sono i peggiori giudici delle riforme. Sapete perché? Perché sono formati sul vecchio testo. I giuristi che oggi giudicano la riforma costituzionale sono formati sulla Costituzione del 48, che all'inizio creò una serie di problemi enormi. Poi sono 70 anni di studi, di lavori, di biblioteche, di sentenze che hanno sciolto tutti quanti i nodi che c'erano. Ma allora c'erano tantissimi. E i giuristi di oggi hanno lo stesso tipo di problema, non tutti. Un certo numero sono formati su quelle categorie lì, ma le costituzioni non guardano indietro, le costituzioni guardano avanti. E necessariamente hanno lingue nuove, hanno categorie nuove, hanno principi nuovi. Ora, che non possono essere comparati con vecchi è un'altra cosa. E naturalmente, questo va detto per serietà, le riforme costituzionali sono sempre aperture sul futuro, e il futuro nessuno sa com'è. Tenete presente che la Costituzione del 48 per il referendum, la legge sul referendum l'abbiamo avuto nel 1974, quando ci fu la legge sul divorzio, e voi ricordate che l'accordo che fu preso dalla Democrazia Cristiana, che era tendenzialmente contraria, e il PC e PSI che erano favorevoli, fu quella, va bene, facciamo la riforma, però si faccia insieme la legge sul referendum, di modo che noi, diceva il PC, immediatamente faremo un referendum per cancellare. E si arrivò a questa intesa, si fece prima la legge sul referendum, poi votò a favore del divorzio. Quindi non è che tutte le costituzioni il giorno dopo entrano in vigore, alcune cose entrano in vigore subito, altre invece hanno bisogno di processi politici, di tempo e così via. Io qui voglio farvi vedere due cose che sono i due grandi difetti che abbiamo. Ecco la prima. Possiamo prendere il numero 13, Daniela? Ecco, questa slide ci dice, questi sono i governi degli ultimi 20 anni in Spagna, Gran Bretagna, Germania e Italia. Noi ne abbiamo avuti 12, gli altri 4, 5, 6 massimo. Ma la cosa importante è le personalità al governo. 3 personalità in Spagna, 4 personalità in Gran Bretagna, 3 personalità in Germania, 8 personalità in Italia. Che cosa vuol dire instabilità? Vuol dire che ogni anno e mezzo, ogni 2 anni c'è un governo che è diverso da quello precedente e ognuno vuol fare la sua politica. Non so se qui c'è qualche insegnante, ma la scuola è la vittima principale di questo sistema, perché ogni ministro che è andato ha voluto fare, giustamente, ha voluto fare la sua riforma. Poi quello di dopo ha voluto fare la sua, e quello di dopo ancora ha voluto fare la sua. E questo, scusate, è un casino incredibile, perché i propri insegnanti non sanno come destreggiarsi tra le norme che succedono e tutti i grandi obiettivi che poi non sono realizzati, perché in 2 anni non riesce a realizzare riforme di carattere così generale. E quindi la instabilità è grave, perché penalizza molto i cittadini. Da instabilità di regole, incertezza delle regole. L'altro dato abbastanza interessante è la 22. La slide 22 ci dice una cosa importante sui tempi di approvazione delle leggi.
di cui ho fatto il conto sulle leggi ordinarie, cioè non leggi di bilancio, non leggi costituzionali, che hanno preso le particolari leggi normali. Ecco, dalla presentazione all'approvazione 563 giorni. Il Senato ha impiegato in media 340 giorni per la prima lettura, 226 giorni per la seconda lettura. Sulla base della riforma non può impiegare più di 40 giorni. Questo vuol dire avere decisioni rapide. A che servono le decisioni rapide? E a che serve la stabilità? Vedete, quando non c'era l'Unione Europea, non c'era la globalizzazione, non c'era l'interdipendenza, ciascuno Stato in casa sua faceva quello che voleva. Noi, per esempio, quando eravamo in difficoltà economiche come Stato, facevamo le cosiddette svalutazioni competitive. Cioè si svalutava la lira valeva di meno, tutti venivano a comprare da noi, le esportazioni valevano di più e il ciclo si riprendeva. Questa cosa non è più possibile. Viviamo un sistema di interdipendenza, per cui se la Francia o la Germania sono più veloci di noi, riescono ad attirare imprese, riescono ad attirare finanziamenti, delle risorse, e noi no. E questo è un problema grave. La velocità della decisione è oggi una componente essenziale della garanzia dei diritti dei cittadini. Una decisione eccellente, chi viene quando non serve più, è una decisione inutile. Noi abbiamo bisogno di un sistema che sia veloce, allora che sia stabile e che sia veloce. Questo è il punto di fondo. La stabilità da che cosa è data? È data dal fatto che la fiducia o la sfiducia la dà soltanto la Camera dei Deputati. Tenete presente, nelle ultime elezioni per ben 6 volte il Senato ha avuto una maggioranza diversa dalla Camera. Oggi il governo Renzi si regge al Senato grazie al sostegno di un gruppo uscito da Forza Italia, che fa capo al senatore Verdini, che sostiene il governo, altrimenti non c'è la maggioranza. E può andare avanti. Guarda, vi racconto un aneddoto. Kissinger, nelle sue memorie, parla di un incontro con Aldo Moro e dice che era ministro degli esteri allora. E Kissinger, dopo aver fatto un po' di una velata battuta sul fatto che era difficile per l'inglese il traduttore tradurre Moro, perché Moro parlava mettendo in genere il soggetto alla fine. Gli inglesi, come voi sapete, mettono il soggetto all'inizio, altrimenti non si capisce niente. E quindi l'interprete può avere interrete. Comunque, a parte questo, dice, io dissi al ministro Moro, io sono molto contento di incontrarla stasera. 6 mesi fa ho incontrato il ministro degli esteri italiano, ma non era lei, era un altro. Tra 6 mesi penso che incontrerò il ministro degli esteri italiano e temo che non sarà lei, ma sarà un altro. Non vi potete dare un po' di stabilità? Sapete cosa rispose Moro? Voi dovete preoccuparvi della stabilità della linea politica. Chi la porta avanti ci pensiamo noi. E aveva ragione. All'alleanza occidentale deve interessare la stabilità della linea politica, poiché le persone interessano. Ma oggi quel problema abbiamo. Abbiamo instabilità dei governi e instabilità di linea politica. Perché allora non c'è l'alternanza. Ora c'è alternanza. Nessun governo, nessuna maggioranza è durata più di una legislatura, dal 1992 in poi nessuna maggioranza è più di una legislatura, e questo comporta i difetti di cui ho detto. Allora, quindi, il problema della stabilità lo risolve la riforma dando la fiducia soltanto alla Camera. C'è la legge elettorale connessa. Ora, solitario, volete dire che io non appartengo al comitato dei sì, il comitato di cui voglio far parte non c'è ancora, non so se ci sarà, che è non renziani per i sì. Va bene, io non sono renziano. No, non sono anche renziano, antropologie diverse, voglio dire. Quando Renzi era nato, io facevo i processi contro i terroristi. Quando Renzi andava all'asilo, mi occupavo di antimafia, quindi poi lo rispetto naturalmente, come è giusto rispettare il Presidente del Consiglio. Quindi dicevo, il problema non è di essere da una parte, lo dico perché ho visto molto spesso nei dibattiti molto seri e interessanti che mi è capitato di fare con esponenti del no, che poi il problema è contro Renzi. E guarda, Renzi voteremo nel 2018, su Renzi adesso votiamo un'altra cosa, e guardate che i governi passano, le costituzioni restano. Stiamo attenti a non fare un uso politico del voto che avremo il 4 dicembre. Il 4 dicembre serve a questo. Poi nel 2018 si deciderà cosa fare su Renzi. Perché dico questo? Perché è chiaro che gli argomenti insomma, per una Italia più veloce, più rapida, più stabile, insomma, ce ne sono, in questa riforma ce ne sono tanti. Ed è chiaro che questo è il problema che abbiamo. Accanto a questo c'è un altro problema, ed è il problema del rapporto Stato-Regione. Io lo leggo diversamente, permettetemi di dirlo.
il rapporto tra Stato e cittadini che vivono nel mondo. Perché a me interessa poco dare più potere o meno potere alle regioni, voglio che i cittadini di quelle regioni siano garantiti. E vi cito un dato: gli ammalati di tumore nel nord sono il doppio che nel sud, i morti per tumore nel sud sono il doppio che nel nord. Vuol dire che la sanità ha dei problemi, mettiamola così, no? Allora il mio problema è garantire non la regione, garantire i cittadini che vivono in quella regione. E cosa fa da questo punto di vista la riforma? La riforma fa questo: poiché le regioni non sono uguali, alcune funzionano, altre no, l'Abruzzo mi pare che funziona abbastanza da quello che ho visto, alcune regioni, cosa si dice? Si riducono i poteri per tutti, si portano al centro alcune grandi funzioni, le infrastrutture strategiche, per cui chi deve costruire, o le infrastrutture elettriche, chi deve mettere in piedi la rete elettrica non può chiedere permesso a 5, 6, 7, 10 regioni, a 200 comuni e così via. Queste sono strutture che servono al paese. Non servono le singole comunità, quello che sono le comunità ci mancherebbe, ci pensano le regioni e i comuni. Allora si portano al centro alcune competenze, ma si dice le regioni che sono in equilibrio di bilancio possono chiedere ulteriori poteri, in modo tale che io do ulteriori poteri quando ci sono delle risorse per garantire i diritti dei cittadini. Non so se è chiaro, noi a questo dobbiamo pensare. Se invece le cose restano come sono, perché di questo si tratterebbe, resta questa frantumazione, io parlo, è un'espressione, spero che venga copiata, di policentrismo anarchico. Noi abbiamo un meccanismo fondato su tanti centri non coordinati tra loro. Lo sa chi deve fare una domanda per qualunque cosa? A me è capitato, se mi permettete, mia moglie e io eravamo in vacanza, mio figlio era in vacanza da una parte, mia figlia partiva per la vacanza, telefona, dice: papà, c'è un serpente in casa. Io, sì. E tu che fai? Ci ho chiuso la porta e sono andata. E adesso ho il telefono zoo e dico: senta, scusi, pare che in casa mia ci sono serpenti, c'è di via del latte. No, dice: guarda, che è un latte. Non mi interessa. Chiami il laboratorio zooprofilattico. Chiama il laboratorio zooprofilattico, sente un serpente in casa, dice: che non sono, non so, mi sono. Ah, dice: ma non possiamo fare nulla. Insomma, faccio breve, dove arrivavano i pompieri, alla fine del tuo giro arrivano i pompieri che dici, poi l'ASL, telefona l'ASL, telefona l'ASL, diceva: ha morso qualcuno, no, e allora non possiamo intervenire. Poi i pompieri avevano preso il serpente, lo portano via. Ma ecco, un piccolissimo esempio, ma chiunque di voi ha fatto una domanda per una cosa qualsiasi sa quanto complicato è a passare centri non coordinati. Ecco, portare al centro alcune funzioni di modo che non ci sia questa dispersione, credo che sia un fatto che agevola la vita dei cittadini. E i sindaci, qui sono alcuni sindaci, sanno bene quanto difficile avere rapporti con la regione, con il provveditorato, con uno, con la quanto è complicato. Ecco, questo rendere più semplice la vita dei cittadini, questa è una delle finalità. Quindi, che solo una Camera tolga la fiducia, che le leggi siano più veloci, che i poteri siano concentrati laddove devono essere concentrati, e le regioni che possono reggere ulteriori funzioni, e poi bene, li acquistino e vadano avanti. Questi sono i meccanismi con i quali lavoriamo. Ora, io credo che deve essere chiara una cosa, vedete signori, io diceva prima, il voto non è una scelta banale, noi votiamo sul futuro del paese. E non vi sembra troppo pesante questa frase, di questo si tratta. Perché se vince sì, noi abbiamo, si apre una strada, il paese è riformabile, il popolo ha deciso che bisogna uscire dalla palude e se vince no, naturalmente è un voto rispettabilissimo, ci mancherebbe altro, però c'è poco da dire, le cose restano come stanno, non è che cambiano, le cose restano, e per quanto tempo? Non lo so, ma 10 anni almeno, e perché? Perché in questa legislatura, 1 anno e mezzo ancora, non si fa nulla. Non sappiamo chi vincerà le elezioni del 2018, ammesso che sia possibile fare una riforma, non sappiamo quale sarà la riforma, passerà la legislatura e sono 7 anni, dopodiché bisogna fare il referendum, 1 anno e mezzo, abbiamo 1 anno e mezzo. Possiamo restare 2 legislature, 10 anni ancora in questa situazione? Pensate che saremo più forti? Pensate che saremo più competitivi? Questo è il punto. Cioè, se volete, è molto semplice l'alternativa. Io capisco bene, guardate, non è una riforma perfetta, per carità, non è che entriamo nel paradiso terrestre se c'è sì, però apriamo una strada di cambiamento su alcune cose di fondo che qui sono state chiarite molto bene. Finalmente abbiamo un sistema differenziato tra Camera e Senato, abbiamo più velocità di decisione, più stabilità di governi. L'Italicum non ci piace, non piace neanche a me, l'ho detto subito, guardate, se è ben chiaro,
E infatti il Presidente del Consiglio, dopo aver resistito per un po' di tempo, finalmente ha detto no, va bene, si può cambiare, sono disponibile a cambiarlo. E ha accettato un documento parlamentare che lo impegna. Ieri la direzione del PD ha detto la stessa cosa, credo che presenterà una proposta più specifica nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma si va verso il cambiamento. Ma un dato deve essere chiaro, guardate, ci deve essere una maggioranza chiara, ci deve essere una maggioranza chiara, perché altrimenti non si riesce a governare. E guardate, questa maggioranza chiara c'è, l'esempio della Spagna. La Spagna con legge elettorale che non funziona più è da un anno senza governo. È da un anno senza governo. E non so se noi ce lo possiamo permettere una cosa di questo genere. Quando ci dice si voti con il sistema proporzionale, votare con il sistema proporzionale vuol dire fare un accordo con altri, necessariamente dopo. Allora, se fai l'accordo con Forza Italia ti dicono che hai fatto il brogli, eccetera. 5 Stelle non fa l'accordo con nessuno. Sinistra Italiana, non so, con tutto il rispetto, credo che si dirà che bisogna fare tante cose che non so bene se si riuscirà a fare o meno. E così, non lo so. E come si fa? Noi dobbiamo, scusi, il sistema elettorale serve ai candidati o serve ai cittadini? Serve ai cittadini. E i cittadini hanno bisogno di un sistema elettorale che dia forza e stabilità a chi governa. Anche perché quando c'è forza e stabilità si capisce chi è responsabile delle cose. L'ha fatto quel governo, è responsabile di quello, ha fatto bene, bene, ha fatto male, basta, si cambia. Se il sistema invece deve traballare tra una cosa e l'altra, è chiaro, non sa mai chi è responsabile delle cose. Ecco, quindi il voto che vi diamo è un voto che riguarda la stabilità. E devo dire, possiamo aspettare ancora tanto. Permetti di raccontare un aneddoto che sulla natura della cioccolata, che aveva rapporto con questa storia, se vedo. L'aneddoto è questo: quando fu scoperta l'America, tra l'altro l'anniversario credo che sia stato ieri, oggi è 12 ottobre, comunque non è un grande segno, sì, 12 ottobre, sì. Si scoprì la pianta del cacao che cominciò a essere importata in Europa, ma si pose un problema teologico che divise i domenicani e i gesuiti. I domenicani ritenevano che la cioccolata fosse un solido e quindi non si poteva assumere durante i periodi di digiuno e prima della comunione. I gesuiti, che sono più uomini di mondo, ritenevano che fosse un liquido e quindi si poteva assumere. La contesa durò 112 anni, investì 5 papi, finché Papa Pio V incaricò un teologo gesuita di sciogliere il nodo sulla natura della cioccolata. I gesuiti ricorsero ad Aristotele per la cioccolata e disse: bisogna distinguere tra forma e sostanza. La forma della cioccolata è solida, ma la sostanza è liquida e quindi si può assumere. A questo punto i pasticceri italiani decisero di cominciare a produrre cioccolata, ma trovarono il mercato occupato, perché i paesi protestanti, svizzeri, olandesi e tedeschi, avevano cominciato da un secolo a produrre cioccolata. E quando avete questi cognomi, Schostal, Fatisch, sono quelli lì, Van Houten, sono quei cognomi olandesi, svizzeri e tedeschi che vennero in Italia a produrre cioccolata appena si poteva fare. E gli italiani trovarono il mercato occupato. Cosa voglio dire? Voglio dire che se aspettiamo ancora, il mercato politico è occupato. Chi decide non saranno più le forze politiche, saranno altri poteri che decideranno per conto nostro. Perché le forze politiche non saranno in grado di decidere, non avranno gli strumenti per farlo. Tutti quanti contro la globalizzazione, contro la finanza internazionale, ma se non c'è un governo forte come si fa a contrastare? E le diamo preghiere al Signore, ma più di questo praticamente non si può fare, che qualche volta servono, non sempre, a volte servono. Ma e quindi il problema è di avere un sistema capace di resistere. La cosa che mi sorprende da parte di amici della sinistra del no è che dico, vabbè, globalizzazione, poteri finanziari, allora cerchiamo di fare un governo forte, no? E però no. Però facciamo una riforma migliore e poi ne faremo ancora migliore, poi ne faremo una migliore e nessuna passa, però non possiamo aspettare ancora, insomma questo è il dato. Io credo che in questi giorni, in queste settimane che ci dividono, dobbiamo veramente discutere a fondo di queste cose, ma sono le questioni semplici, che sono queste. Possiamo stare con 12 governi in 20 anni quando gli altri ne hanno 4-5? Possiamo stare con tempi di legge 500-600 giorni invece che 40 di questo? Possiamo continuare a fare sì che se uno deve fare un lotto, una strada, un imprenditore vuole lavorare, deve avere decine di interlocutori, uno diverso dall'altro? E credo che questi siano i punti sui quali dobbiamo riflettere. E mi pare che, come dire, attorno a questo sta cominciando a svilupparsi
una sensibilità nel paese. Ripeto, guardate, è importante soprattutto che non ci sia, come dire, uno scadimento del confronto. Perché poi il 5 dicembre l'Italia deve camminare. No, bisogna andare avanti. E qualcuno dice, ed è l'ultima cosa che voglio dirvi, ma questa riforma divide. Guardate, tutte le grandi riforme, le grandi cose dividono. Le scelte banali non dividono. Sulla Repubblica ci si è divisi allora, no? Sì, profondamente. Sul divorzio ci siamo divisi, e profondamente. Sull'interruzione volontaria della gravidanza ci siamo divisi, e profondamente. E questo riguarda il futuro. Ma è legittimo avere idee diverse sul futuro. Ma il problema non è tanto questo. Il problema è, come dire, misurarsi correttamente e che poi le classi politiche dirigenti riprendano in mano il paese dopo. Ma il paese non si spacca se si confronta civilmente, si spacca sull'insulto, si spacca sulla dileggio. E questo perciò bisogna metterlo a periodo e pensare anche al dopo. Chiunque vinca, bisogna pensare al dopo. Se un paese si è confrontato male, è chiaro che poi vince male. Se un paese è confrontato con civiltà, può riprendere la sua strada. Io spero, naturalmente, non sarei qui, io spero che vinca il sì, naturalmente, perché io ritengo che sia utile avere un cambiamento e immagino già che cosa direbbero tutti quanti, insomma, nel mondo civile, questo paese è irriformabile. E noi non siamo riformabili. Non è che questo ci deve far decidere un modo o l'altro, ma tiene conto perché abbiamo un sistema di interdipendenze e quello che pensano gli altri, a differenza di quanto accadeva ieri, oggi conta abbastanza nelle valutazioni complessive. Orienta gli atteggiamenti. Ma come fai ad essere autorevole in sede internazionale se non sei un governo stabile? Come fai a essere autorevole in sede internazionale se non hai una forza dietro che ti sostiene? E quindi questo è il dato sul quale intendevo richiamare la vostra attenzione. No, guardate, io devo prendere un aereo per Milano, però però ho un po' di tempo. Quindi ci sono domande da parte vostra, io sono assolutamente disponibile a rispondere. Grazie. Presidente, come va allora? E tutto quanto dice lei è auspicabile, ma Bersani dice di no. È un dirigente, ex presidente del partito, come si è detto, segretario. Anche lì. Perché questa grossa polemica sull'articolo 70? Perfetto, grazie. Dai Travaglio a continuare. Sì, sì, vabbè. Presidente, non prego, non ritiene che un'accelerazione di 12-14 volte in termini di tempi per la legiferazione possa portare qualche problema? In che senso? Il problema anche in tempi di discussione delle leggi, anche in tempi di codificazione delle varie posizioni. Presidente, buonasera. Può essere pure che questa grande divisione tra coloro che fanno della propria professione, quindi del diritto, si siano contrapposti e forse siano anche un po' risentiti per coloro che non sono stati chiamati a far parte di una commissione parlamentare o comunque volevano portare anche la propria penna su quel foglio. Aspetto forse più di quartiere, però io penso che qualcuno di coloro che va in TV in più di un'occasione mi è sembrato che abbia dimostrato una stizzosità verso la riforma, forse perché non è stato chiamato. Grazie. Grazie. Sì, volevo chiedere sull'articolo 117, no? Quindi in materia ambientale, che è un tema che mi riguarda anche le competenze. Sì. Cioè, da una parte effettivamente questo articolo va a risolvere alcuni errori, no? Voce. Voce.
l'articolo interviene nel correggere degli errori che c'erano stati con la riforma del 2011 nel titolo quinto della Costituzione, quindi su una serie di competenze Stato-Regioni, che quindi insomma si potrebbe, dal mio punto di vista, valutare quindi positivamente, laddove, non so, anche ieri ascoltavo una bella iniziativa organizzata a Città Sant'Angelo, il ministro Galletti diceva che per un piano di bonifica fino adesso ha ascoltato ben 40 conferenze di servizi, no? E quindi, però dall'altra io non c'è il limite poi di una scarsa rappresentatività di quelle che sono le istanze dei territori, laddove diciamo la materia è molto sensibile e sentita, diciamo, quale quella di tutela e salvaguardia ambientale. Siamo qui. Allora, guarda, diciamo, come Bersani dice no, D'Alema dice no, per l'altro verso, ma io esprimo una mia opinione e chiedo scusa, come dire, io non sono d'accordo su come la minoranza del PD sta producendo la sua azione dentro, no? Nel senso che vedo come un'azione prevalentemente ostativa piuttosto che un'azione di alternativa, che sono due cose diverse, no? L'alternativa vuol dire io un disegno in testa e cerco di iniziare questo disegno. Ostativa è dire no, impedire. Io credo anche per, insomma, per la stoffa politica che hanno queste personalità che abbiamo citato, la storia che hanno, eccetera, dovrebbero in qualche modo cambiare asse. Cioè, forse il piano dell'alternativa strategica, quello è giusto, no? Ci mancherebbe altro. E dire continuamente e completamente no è insufficiente, eccetera, io credo, se, io le faccio un esempio, guardi. La minoranza interna ha insistito da sempre sulla correzione dell'Italicum, no? Finalmente l'ha ottenuta, perché si è votato in aula il documento della maggioranza che diceva corretto. E sono usciti dalla aula e non hanno votato. Ma insomma, detto, ragazzi, a noi ci insegnano un'altra cosa. Che quando tu ti batti per un obiettivo e lo raggiungi, magari dici non è tutto quello che volevamo, però è importante che si è schiodato da quella posizione, no? E così dà anche speranza a chi ha in te e dice, beh, questi però hanno conquistato uno e però vanno avanti e continuano. Essere continuamente, come dire, sul no, non ti fa neanche dare forza a quella parte dell'elettorato italiano che invece magari guarda a te con fiducia, cioè, quindi francamente è un atteggiamento, poi non ho capito bene Bersani, perché oggi di Bersani no, io non me ne vado dal partito, Cooper ha detto se non sei d'accordo io mi dimetto, qui oggi non si dimette più, cioè, non ben capito come stanno le cose, ho l'impressione che manchi una linea strategica, manchi una linea strategica. Grazie, grazie. Sull'articolo 70, poneva lei la domanda se ricordo male, l'articolo 70, era lì, dunque, guardi, la questione è questa, la ringrazio la domanda, qual è il punto? Che quando tu dici Camera e Senato approvano la legge, bastano 10 parole, se devi dire che il sistema è differenziato, ce ne vogliono parecchie, noi impegniamo 5 articoli, i tedeschi ne impiegano 11, questo più preciso, insomma, a spiegare come stanno le cose, voglio dire, questa è la natura delle cose. Nel senso che se tu devi spiegare come si differenzia il sistema legislativo, ci impieghi molto di più che dire le leggi approvate dal Camera e del Senato. Poi qui, ne approfitto per questo, si dice che sono 11 procedimenti legislativi, no, ce ne sono due. Le leggi bicamerali, che sono leggi costituzionali e pochissime altre leggi di questo tipo, e le leggi monocamerali sulle quali il Senato esercita il richiamo entro 10 giorni, entro i successivi 30 deve dire qual è la sua opinione, deve votare. Quindi sono due i sistemi. Poi questi termini variano, per leggi di bilancio non sono 30 ma sono 10, perché la legge di bilancio va approvata in un certo periodo molto ristretto, per altre leggi sono 15, questo dipende, come dire, dalla graduatoria del sistema. E a questo proposito voglio dire, oggi una delle mortificazioni maggiori del Parlamento oggi è costituito dal decreto legge, maxi emendamento e fiducia. Con la riforma questa cosa è più possibile, perché i decreti legge devono essere omogenei nel contenuto, non possono contenere trasporti, sanità, scuole e compagnia bella, e quindi c'è una forte restrizione, non solo, ma mentre oggi il Presidente della Repubblica ha delle ritrosie a rinviare alle Camere le leggi di conversione dei decreti legge, perché se supera i 60 giorni il decreto decade, con questa riforma costituzionale quando il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere il termine da 60 diventa di 90 giorni e quindi c'è un controllo in più che il Presidente della Repubblica può fare sui decreti legge, una cosa che me la sfuggita di dire, ma che rientra nel sistema.
Il problema dell'accelerazione non può produrre dei danni, e la lei poneva questa questione. Ma guardi, dipende. Certamente se si fa in fretta il male è chiaro, ma guardi che non è che c'è tanta fretta, in 40 giorni una borsa di legge la prende l'esame. Non è che ci vuole, anche perché i tempi lunghi sono tempi morti, non sono tempi di discussione, sono tempi che non si fa, e si fa un'altra cosa e poi si lascia quella e si prende un'altra. Non è che quando dico 300 giorni sono stati 300 giorni a discutere di quella proposta di legge, è chiaro? Quando tu nei 40 concentri la discussione, ti concentri su quella proposta lì, non su altre. Questo è il dato, e quindi non credo che ci sia il rischio, che capisco che è un rischio molto serio che ripone, non credo che ci sia quella ragione che ti ho detto. Lei faceva una malignità, non è che i professori che non sono stati chiamati sono un po' seccati, dispiaciuti, no, non credo che ci sia questo. In realtà il punto vero qual è, lo sanno, che c'è una scuola costituzionale legata in modo come dire, quasi bigotto al testo costituzionale, e c'è invece la scuola costituzionale che è diversa, che guarda il futuro. Cioè la vera distinzione è questa qui. Non mi sento di dire che Tore Zagrebeschi e altri ce l'hanno, perché non ha chiamato nessuno, francamente, conoscendo per quelle personalità non mi pare che sia questa il problema ambientale. Ma guarda, io credo che hai ragione tu, certamente i soggetti locali devono intervenire, anche perché l'ambiente è molto vicino alla vita delle persone, ma io non vedo qui una sottrazione. Vedo qui, come dire, una maggiore velocità di decisione, perché l'ambiente molto spesso, a volte è preso per testa per toccare, sappiamo bene. Ora, il problema qual è? Il problema è evitare che sia questo, che l'ambiente sia tutelato, sia garantito, però poi le cose o si fanno o non si fanno, ma si decide. Il problema è che si protraggono per decenni senza far nulla, perché c'è il rischio che la cosa, francamente, mi pare esagerata, un sistema. Io non so qui se ci sono degli esponenti del sì. Ah, prego. Lei prima ha citato il bicameralismo americano. Sì. Io volevo sapere, il problema grosso, a mio avviso, è quello delle rappresentanze territoriali, qui non è stato toccato tanto. Sì. Vorrei sapere come si può arrivare in un modo, diciamo così, democratico, a far rappresentare il territorio realmente in questo nuovo senso rappresentativo. Sì. In America quei due rappresentanti per ogni Stato sono eletti veramente, o sono di circostanza, che benissimo, sa benissimo, possono spostarsi da un posto all'altro. Sono veramente rappresentanti del territorio. Dello Stato. Dello Stato. Esatto, dello Stato, del territorio. Sì, sì, ecco, il problema qui in Italia è proprio quello, il discorso che rappresenta, è lì che ci si scontra tantissimo. Come si può diciamo, ovviare a queste cose? Sì. Innanzitutto, guardi, il sistema americano è presidenziale, quindi la logica è molto diversa, nel senso lì Senato e Camera hanno poteri enormi, nel Senato soprattutto, nei confronti del Presidente degli Stati, che è il capo dell'esecutivo. Quindi il meccanismo lì è diverso, in quanto il Parlamento è un bilanciamento rispetto ai poteri del Presidente. Ora, qui il problema che ci si è posti, ma da tanti anni, il Senato rappresenta le comunità territoriali o le istituzioni territoriali? No, questo è il tipo di domanda. La scelta che è stata quasi sempre fatta è quella delle istituzioni territoriali, perché poi quelle istituzioni territoriali sono a loro volta dei rappresentanti del territorio, e questo è il meccanismo che è stato fatto. Ora, naturalmente poteva essere anche costruito meglio il meccanismo. Per esempio, all'origine era previsto che la proposta del governo facessero parte in prevalenza i sindaci. Poi dopo il Parlamento ha cambiato questa cosa qui. C'è la questione se debbano fare parte i presidenti di regione. Io su questo ho qualche dubbio, devo dire sinceramente. Perché? Perché i presidenti di regione sono esecutivi, quello è un potere legislativo di controllo. E i presidenti di regione stanno anche nella conferenza Stato-Regioni, dove distribuiscono le risorse. Ora, francamente, è un po' singolare che i presidenti di regione, per un verso, si fanno le leggi per la distribuzione di risorse, poi vanno alla conferenza Stato-Regioni e se le distribuiscono. Volevo arrivare proprio a quello che ha appena detto. E quindi io credo che il fatto che siano i consigli regionali, credo che sia tutto sommato la soluzione equilibrata. È importante una cosa, che i consiglieri regionali, i senatori, sono eletti conformemente, dice la riforma, alle indicazioni dell'elettorato. Cioè noi avremo un sistema di questo genere, che i candidati sono votati dai cittadini quando si vota per il consiglio regionale, cioè quando devono votare per il consiglio regionale. Lei voterà il suo consigliere regionale e il consigliere regionale è candidato al Senato. Se verrà eletto, quello entrerà in una lista
e sulle liste votano i consiglieri regionali senza voto di preferenza, cioè non possono alterare l'ordine che gli elettori hanno dato, dando una certa percentuale all'uno piuttosto che all'altro, non so, questo è il meccanismo che sono creato. Ora, l'alternativa quale poteva essere? Un'elezione diretta. Però guardate, qui c'è un punto delicato. Ammesso che lei e io ci candidiamo, lei alla Camera e io al Senato, no? E voi ci votate. Per quale motivo lei può dare e togliere la fiducia e io no? Siamo entrambi espressione della sovranità popolare. Questa è la ragione per la quale i senatori sono sempre eletti in seconda battuta, ma in prima. E i deputati sempre eletti in prima battuta, ma in seconda. Perché i deputati rappresentano la nazione, espressione della sovranità, e danno e tolgono la fiducia. I senatori non fanno questo e quindi non possono essere eletti direttamente, questo è il tipo di... La ringrazio, sono prego. Bellissimo. C'è altro? Prego. Prego. Qua ci sono... Posso? Ce la facciamo. Sì. Velocissimo, una riflessione. Da uomo della strada, quindi fortemente combattuto sul come votare, insomma. Per i sostenitori dell'attuale Costituzione, quella vigente, viene sempre detto che la nostra è la più bella del mondo, eccetera, citando i primi 12 articoli del principio. Una riflessione è questa: quei 12 principi vengono realizzati con gli articoli successivi. Sì, sì, sì. Siccome è un'età sufficiente per dire che sono anni che vengono disattesi quei principi, forse è il caso di guardare, sì, di guardarci un buon attimo. Poi, ma anche la stessa Costituzione, realizzò la Corte Costituzionale dopo 10 anni, le regioni dopo. Quindi vuol dire, le cose si modificano, assolutamente, si possono modificare. È una considerazione che volevo condividere con... Ma io sono d'accordo, non ho nulla da aggiungere. Prego. Presidente, volevo chiedere, io ritengo che nel dibattito sulla riforma ci sono alcuni elementi inquinanti. Uno di questi, a mio giudizio, è quello dello strettissimo collegamento che si sta ponendo tra riforma elettorale e riforma costituzionale. Tant'è che si parla di combinato disposto. Ora, vogliamo spiegare chiaramente che la legge elettorale si modifica con legge ordinaria, l'hanno voluto i nostri padri costituenti appositamente, e la riforma costituzionale è tutt'altra cosa che prescinde dalle leggi elettorali, perché se si continua con questo collegamento, come ha fatto per esempio continuamente Zagrebelsky in occasione del confronto televisivo sulla 7, si dà un contenuto distorto della riforma che non tratta assolutamente della legge elettorale. È un'altra cosa. Io vorrei che su questo si facesse chiarezza, perché altrimenti... Ma lei ha perfettamente ragione. È chiaro una cosa, peraltro, che il rapporto politico tra legge elettorale e riforma costituzionale, nel senso, la legge elettorale dice come vanno selezionate le persone che esercitano i poteri previsti dalla Costituzione, ma sono due cose diverse. Che, come giustamente diceva il professor Alfonso, la legge elettorale è legge ordinaria, la Costituzione, legge costituzionale. In Germania, per esempio, la Germania ha avuto una scelta diversa: in Costituzione non solo ha messo le regole della stabilità, ma hanno anche messo i principi della legge elettorale, e quindi non ci si può discostare da quella roba lì. In Italia la legge elettorale è una legge ordinaria, qualunque si può modificare in qualunque momento, la riforma costituzionale è un'altra questione. Però io capisco che nel dibattito il tema, come dire, è intrecciato, perché, soprattutto perché, siccome la questione che viene posta ma questa riforma dà troppo potere o no? Questo è uno. Per fortuna i 56 ex presidenti della Corte che hanno firmato il primo documento su no, dico, noi non siamo tra quelli che dicono che c'è autoritarismo, questo tema non c'è, è mal posto, non esiste. E cosa, tanto, questa legge in Italia cosa stabilisce? Stabilisce che chi vince le elezioni ha 24 seggi in più. Guardate, 24 seggi sono sufficienti, sono necessari per la maggioranza assoluta, ma da soli non sono sufficienti per governare. Cioè, chi vince deve poi fare un patto successivo. Non so se è chiaro, dire che uno solo ha tutto in mano è sbagliato. Oggi sapete quanti sono tra ministri e sottosegretari? 80. Vedete che metà devono fare il loro lavoro, stare nei ministeri, stare in giro per l'Italia o per il mondo, eccetera, ne restano 40, va bene? E non sono sufficienti. Non sono sufficienti. E quindi il problema qual è? Il problema è che questa legge elettorale, contrariamente a degli altri difetti, secondo me il primo difetto è che i collegi di 600.000 elettori sono troppo grandi, costa troppo la campagna elettorale. Mi pare che questo comune ha 50.000 abitanti circa. Pensate cosa significa un collegio di 600.000 dal punto di vista della grandezza, e cosa vuol dire come spesa per chi deve farsi conoscere e farsi scegliere questa cosa. Quindi questo è più il secondo dato, a mio avviso. Bisogna mettere un quorum per il ballottaggio, se resta il ballottaggio.
Il ballottaggio è valido, a mio avviso, se partecipa alla maggioranza assoluta di chi ha votato al primo turno. È chiaro, questo per evitare che ci siano dati che pochissimi vadano a votare e quindi che ci sia una scarsa legittimazione di chi ha votato. Hollande fa il Presidente della Repubblica Francese con il 27% dei voti. Il sistema francese è un sistema fortemente maggioritario e questa è la ragione per la quale gli scioperi in Francia sono violentissimi, molto più che in Italia. Perché? Perché ci sono 80%, 70% della popolazione non è rappresentata. E non trovo un modo di rappresentarsi. Perciò bisogna stare molto attenti a questi meccanismi, non sono preziosità, bisogna equilibrare rappresentanza e decisione. Decisione sì, però anche la rappresentanza. Perciò io dico, a mio avviso, se si dovesse correggere, bisogna mettere un quorum, per cui se poi vota il 50 più 1% del primo turno, va bene, valido, se no vuol dire che gli italiani non hanno scelto chi deve governare, ci vuole un accordo politico se si va per governare, insomma, è un sistema di equilibrio tra le varie cose. Bene, io credo che... Voglio dirvi, spero che se c'è qualcuno del sì, voglio invitare molto tempo fa, prima che voi nasceste. Nascessero tutti qua, insomma. Io uscivo da Botteghe Oscure e incontro Paglietta sulla porta, e ci conoscevamo, dice: Luciano, dove vai? Vado a fare un comizio. Cioè, sta attento che i comizi sono pericolosi. Ma perché? Perché siccome vengono a sentirti solo quelli che la pensano come te, l'unico effetto che puoi avere è che fai cambiare idea a qualcuno. Per questo... Nell'invitarvi comunque a rimanere perché dobbiamo ancora affrontare la questione che è politica, abbiamo dovuto cambiare un po' la scaletta perché il Presidente ha un aereo, quindi diciamo la verità. Il Presidente D'Alfonso si scusa ma è a Bruxelles, quindi non è potuto venire, e così come l'assessore Silvio Paolucci che è impegnato a una riunione, però abbiamo qui il segretario regionale del partito perché, come abbiamo detto, la riforma tocca anche il sistema di trasformazione delle regioni, quindi dobbiamo un attimino completare il nostro discorso con l'aiuto dei professori. Io Presidente la ringrazio perché